sempre guidato. La felicità è arrivata questa mattina sotto forma di una telefonata nelle case dei marittimi. Da quasi 20 giorni i marinai erano nelle mani dei pirati in Nigeria e da questa mattina sono nuovamente liberi. Il comandante Emiliano Astarita di Piano di Sorrento, il primo ufficiale Salvatore Mastellone di Sant'Agnello e il secondo ufficiale motorista Giuseppe D'Alessio di Pompei rientreranno in serata a Roma, dove li attende un gruppo di familiari e amici. Definito un brutto periodo, veramente un brutto periodo. Io personalmente mi sono recata con i miei cari il giorno di Natale proprio a Pompei a trovare la Madonna e a chiedere a lei veramente una grazia. E, come sempre, ci ha ascoltato. La preghiera è stata importantissima, è stata sempre presente a casa mia, nelle case di tutti i miei amici, nel paese abbiamo pregato, abbiamo fatto orazioni, sempre abbiamo recitato il rosario, perché in questi momenti in cui le istituzioni stavano lavorando, l'unico conforto che noi potevamo dare ai ragazzi che stanno laggiù, a mio fratello, è proprio quello spirituale, quindi sono sicura che tutte le nostre preghiere che abbiamo fatto al Signore gli sono arrivate. In costiera sorrentina e a Pompei si attende il loro rientro tra qualche ora per poter finalmente riabbracciare i ragazzi tornati da questa brutta avventura in mare.